Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di prealpina.it. Gallarate piange Paolo Carù, il re del vinile conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è scomparso improvvisamente questa mattina. Il servizio di Angelo Perna. Gallarate oggi si è risvegliata più povera e triste. È morto Paolo Carù, un'istituzione nel campo della musica e della cultura. Grazie a lui, nell'ultimo mezzo secolo, Gallarate era diventato un nome conosciuto nel mondo, perché è la città di Carù Dischi, vero punto di riferimento per ogni genere musicale sul quale hanno fatto affidamento intere generazioni di appassionati, che per avere in anteprima o con sicurezza l'album desiderato, arrivavano da tutta Italia e d'Europa in piazza Garibaldi. Tanto che una decina d'anni fa lo statunitense Guardian lo aveva inserito tra i 10 negozi di vinili più belli a livello mondiale. Sempre dietro il suo bancone a ferro di cavallo, circondato da tre pareti piene zeppe di dischi nuovi, vecchi, rari, introvabili, di nicchia o di grande diffusione, provenienti da ogni dove, amico di cantanti e band, promotore di concerti, editore e direttore della rivista specializzata Buscadero, Carù, che aveva 77 anni, è stato trovato già deceduto in casa dai suoi collaboratori, i quali non lo vedevano arrivare in negozio. Subito la notizia della sua scomparsa si è diffusa, lasciando in lutto Gallarate e ribalzando in ogni angolo dell'universo musicale. E quella di oggi è stata una giornata di lutto anche per Legnano. Tre personaggi notissimi in città sono scomparsi nel giro di poche ore uno dall'altro. Prima Luigi Lodini, poi Valeria Vanossi, quindi Roberto Clerici. Il Ginetto era un pezzo di storia della città, Valerio e Chicco erano due vulcani di iniziative, il primo più concentrato sulla cultura, la seconda sul sociale. Entrambi hanno collaborato a numerosissime iniziative e oggi se ne sono andati insieme. Lavori in corso a Varese, dove in Piazza Repubblica si stanno piantumando i giardinetti accanto al monumento. Il cantiere è la risposta a un'esigenza di maggiore sicurezza e maggiore decoro. Vediamo il servizio di Pasquale Martinoli. Ecco, siamo in Piazza Repubblica, quello che vedete qua accanto è un cantiere per questa sistemazione di quest'area verde dove vengono piantumati qui sei cipressi. In totale ne sono previsti 10, sei qui, due alla sinistra del monumento nell'altro giardinetto e due sotto. Questi giardinetti verranno intitolati alla Guardia di Finanza, prima qua c'erano dei cedri dell'Himalaya come quelli che vedete là, sono stati tolti perché erano malati, uno addirittura è rimasto folgorato da un fulmine. Questo giardinetto verrà protetto da un cordolo formato da melograni e sulla passeggiata di accesso verrà fatto un arredo di corbezzoli. È un modo anche per ridare decoro a un'area che ha sollevato polemiche perché qua prima dove c'erano i cedri erano zone di bivacco, venivano lasciate bottiglie, insomma non era una situazione decorosa, ora lo è. Irene Pivetti è stata rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di Busto Arsizio con le accuse a vario titolo di bancarotta da 30 milioni, truffa sulla fornitura delle mascherine, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono 92 i capi di imputazione del fascicolo e oltre all'ex parlamentare della Camera andranno a processo tra gli altri anche Luciano Omega, Ludovica Brambilla, figlia di Irene Pivetti, Camille Grimaldi, genero di Irene. L'assessore regionale al turismo e marketing territoriale Barbara Mazzali fa il punto sul turismo nel Varesotto, una provincia che oggi vede crescere la sua attrattività. Sentiamo le parole dell'assessore con le immagini di Stefano Benvenu. Varese sicuramente è una delle nostre 12 province con un territorio straordinario, una grande attrattività, una percentuale di turisti internazionali che arrivano ogni anno, che ci fanno immaginare Varese in corsa per aumentare sempre di più la sua attrattività turistica. Quindi oggi io sono qui chiaramente con tutti gli stakeholder del turismo e non solo, perché quando parliamo di turismo parliamo chiaramente di una politica economica assolutamente trasversale e non verticale, dove i numeri ci dicono che Varese sta correndo, che Varese aumenta proprio il suo consenso nel cuore dei nostri turisti internazionali. E ora parliamo di frontalieri che con l'impennata del franco svizzero vedono oggi crescere il potere d'acquisto dei loro stipendi. Il servizio di Fabio Pellaco.
Il franco svizzero riguadagna terreno sull'euro. Dopo aver sfiorato un mese fa il rapporto di 1-1, oggi la divisa elvetica è salita e l'euro si trova in zona 0,95. Ciò significa che con 100 euro si acquistano 95 franchi e l'inverso è dunque che con 100 franchi l'equivalente al cambio è di quasi 105 euro. Gioiscono quindi i frontalieri che percepiscono lo stipendio in moneta elvetica e forse i commercianti delle zone di confine che potrebbero veder crescere la clientela svizzera. È chiaro che quello dei cambi però è un mercato in continua evoluzione, ma la tendenza ora è favorevole al franco. L'ultima volta che si era registrato il cambio di un euro a 0,95 franchi era stato il 22 febbraio scorso. Lo sport. Varese ha prenotato la candidatura per la World Master Regatta del 2026 e per i mondiali assoluti del 2027. Il servizio di Antonio Triveri. Confermata la notizia anticipata lunedì 10 giugno dalla prealpina del lunedì, Varese si è candidata ad ospitare la World Master Regatta del 2026 e i mondiali assoluti del 2027. Canottaggio dunque sempre protagonista sul lago di Varese. Saranno nelle previsioni 1200 gli atleti che parteciperanno ai mondiali assoluti del 2027, che saranno anche evento di qualificazione olimpica per giochi del 2028. Il budget preventivato rispetto ai mondiali di Belgrado, che sono costati 6 milioni di euro, dovrebbe aggirarsi con qualche risparmio sui 4 milioni e mezzo, 3 milioni dei quali garantiti dal Ministero dello Sport attraverso la lettera di garanzia firmata dal ministro Abodi e 1 milione e mezzo invece sottoscritto dal Comune di Varese. Le notizie sono state confermate nella conferenza stampa organizzata oggi nella sede della Canottieri Varese, a cui oltre al sindaco Galimberti e al direttore generale del Comitato dei Grandi Eventi Remieri della Schiranna, Pierpaolo Frattini, ha partecipato anche Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. E ora la parola torna al caposervizio Antonio Triveri per qualche anticipazione sui contenuti del giornale in edicola domani. Buonasera. Dopo le elezioni dell'8-9 giugno va definendosi il quadro delle giunte nei comuni dove si è votato e vengono messe in campo le strategie in extremis nei due centri, Malnate e Samarate, al ballottaggio. Sul giornale di domani il punto della situazione. Ci occupiamo poi di un caso che in provincia di Varese si trascina ormai da 6 anni e lo stop alla funivia di Monteviasco. Ma ora si vede qualche spiraglio per farla ripartire. Vi spieghiamo tutto sulla prealpina. Ampio spazio alla cerimonia delle lauree della Liuca a Castellanza e inoltre un ricordo scritto da Angelo Perna di Paolo Carù, morto a Gallarate, un grande esperto di dischi e di musica di tutte le epoche. Troverete anche questo sul giornale di domani. Infine lo sport con gli europei di calcio che partono e molte altre notizie che riguardano le realtà varesine. Per le retrospettive di sport, invece, da domani potete andare su YouTube dove potrete vedere il bellissimo docufilm sul Varese di Anastasi e Sogliano, vincitore contro Milan, Inter e Juventus. Con questo è tutto, il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata.